La fila. Ordini d'amore di VB. Alla fine di quel mese pieno di emozioni, Valerio sopportò la fila alla posta per riscuotere lo stipendio, che lui chiamava con disprezzo paga. Ma aveva la certezza che nel pomeriggio avrebbe finalmente posseduto la signora D'Angiò. L'appuntamento era sicuro. Il frutto delle sue fatiche psichiche era giunto. Prima doveva subire la fila nell'ufficio postale di Camera dei Ladri. Valerio era sempre uno degli ultimi a mettersi in coda e quel giorno lo assillavano i peli neri che la collega Massa aveva sul neo all'angolo della bocca. La Massa occupava il posto davanti a lui e Valerio non poteva distogliere la vista da quel neo. È assolutamente il neo della preside, uguale anche nella forma se si mette di profilo. Valerio soffiò questa informazione all'orecchio del collega Dotto, che nella fila veniva dopo di lui. «È vero», convenne Dotto. Continua. Commenti. Gli episodi di attesa e di noia potremmo sfruttarli per conoscere noi stessi, per analizzarci, per fare del nostro intimo un laboratorio di interiorità. Invece spesso non facciamo altro che proiettarci, una volta di più, fuori di noi, per sperimentare ancora l'illusione. L'attitudine alla critica non è mai segno d'evoluzione, denota separatività. L'evoluto non critica mai, poiché ha compreso che lui stesso può essere stato l'oggetto della sua critica. Noi siamo dominati dalla legge di affinità, che ci fa aggregare a chi sente come noi. I maestri immateriali spiegano che le regole di cui si serve la legge di affinità per attuarsi sono i codici, ossia le modalità vibratorie con cui ognuno vive l'esperienza della sua vita.